Questo programma vi è presentato da Radio Vacanze. Però tanto si è detto, sinceramente, e ancor meno, ma non solo quelli che sono i normali cittadini che poi erano le scuole delle maglie, coloro che diciamo avevano, come la maggior parte di noi, un minimo di conoscenze, no? Di conoscenze strategiche, tattiche, operative, professionali, che magari stavano facendo. E invece questa esigenza di colmare questo gap di informazioni vere e proprie con la I maiuscola, credo che Gigi Cappellini l'ha colmato con questo lavoro, quindi è un lavoro che è utile, che penso sarà un buon riferimento, ottimo riferimento per chi poi vuole, non dico raccontare, ma fare riferimento proprio a questi primi 100 giorni, perché di questi più o meno si tratta, del conflitto che poi non sono pochi, non sono tanti, ma è un lasso di tempo da cui poi, come si vede nel libro, sono tratte delle importanti deduzioni. A me è piaciuto subito, lo dico, è affascinante il prologo, che sicuramente è talmente fantasioso come scritto quanto realistico, perché poi lui immagina una situazione, ci sarà successo così, sarà successo là, è arrivato Mr. Putin che ha detto questo, il generale si è, l'altro si è vergognato, quell'altro ha reagito, alla fine hanno deciso così. È molto realistico, perché assolutamente non inventato, ma con riferimenti chiaramente casuali, che ha fatto lui senza nessuna supporto neanche di giornali, assolutamente. Quindi affascina subito questo, e poi ovviamente questo libro aveva bisogno di raccontare i prodromi, cioè come mai ci si è arrivati a questo momento, e quindi racconta un po' degli anni precedenti, dal 2014 in poi, e poi dopo c'è tutta una osservazione importante su quelli che sono anche le azioni eventuali possibili, poi lo vedremo meglio nel tempo, errori, l'applicazione delle dottrine, come gli stesso diceva, che la famosa dottrina di Gerasimov, che pure stamattina in qualche modo è stata citata, con tutti gli approcci liberi della cyber, informativi, cognitivi, eccetera, poi dopo, alla fine potremmo dire la guerra è guerra, come dicono a Roma, cioè inesorabile per certi versi, e quindi è fatta di attività poi cruente, purtroppo anche distruzioni, vittime, purtroppo morte, in questo caso era la popolazione civile, quindi racconta bene tutto quanto, analizza anche gli attori internazionali, quindi è abbastanza completo, e poi dopo si fa la grande domanda finale, e allora noi come siamo messi? Allora la difesa italiana come è messa? E qui arriva un punto che poi si collega con quello che abbiamo detto stamattina sulla parte dell'esercito italiano, e guarda caso le sue deduzioni coincidono anche con quelle che erano state deduzioni con la necessità di alimentare ancor più con risorse finanziarie l'esercito per colmare quei gap, per accelerare quei programmi, lui anche li menziona, perché poi non per essere belli, prendere in mezzo un nuovo eccetera, perché altrimenti rischiamo di non saper rispondere a quella che è una possibile minaccia, a una chiamata che può essere sul territorio nazionale, sul territorio dell'alleanza eccetera, e invece dobbiamo avere delle forze armate in grado di creare deterrenza e di rispondere e di essere pronte per la difesa e la sicurezza internazionale. Quindi io dico che è un elemento, uno strumento importante sia per il cittadino, se posso dirlo, ma anche per il decisore militare, civile, anche istituzionale, politico, che su questo può avere un ausilio per le sue considerazioni, le sue decisioni, oltre che essere una piacevole lettura. È stato un piacere, Gigi. Piacere è stato mio, non ho altro. La parola all'autore, allora vorrei sentire l'editore per capire qual è stata lo spunto e soprattutto la scelta del generale Piacchierini per questo libro. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi a questa prima uscita del libro del generale Piacchierini. Io ho fatto un po' quello che il generale ha fatto con l'analisi di questo conflitto, nel senso che l'editore potrebbe tranquillamente essere inserito in quel
l'arte della guerra, visto che ce ne fosse una nuova edizione, perché deve essere sempre pronto a intervenire, deve osservare, deve guardare cosa sta succedendo. È ovvio che anche a me, come al generale Farina, hanno colpito alcuni interventi che il generale aveva fatto su giornali, alla televisione, su Sky TG24, e sono riuscito poi a capire da alcuni suoi post che lui aveva intenzione di mettere insieme tutto questo e di farne un libro. E allora sono stato rapido, quindi insomma, come insomma un grande stampatore editore diceva, Aldo Manunzio, insomma, festina lente, quindi veloce, senza fare di fretta, ho contattato il generale e ho cominciato a proporgli l'idea di realizzare con me questo libro che aveva in testa. Ovviamente ho dovuto anche, abbiamo dovuto fare i conti sul fatto che normalmente la genesi di un libro è molto più lenta, molto più faticosa, è molto più lunga, perché noi che abbiamo una distribuzione nazionale, per cercare di innescare i meccanismi della promozione, della distribuzione, non è una cosa che la si può fare così in una settimana, in due settimane. Invece il libro del generale tutto questo tempo non ce l'aveva, bisognava uscire, insomma, fare il prima possibile, e poi magari pensare in futuro anche di fare un nuovo libro, non una seconda edizione, ma un altro libro, perché ovviamente tutto potrebbe cambiare, gli scenari potrebbero cambiare, ma saranno sicuramente loro più titolati di me a poterlo dire. Quindi per me è stata una bellissima esperienza, perché i nostri libri sono saggistica che arriva per lo più forse alla Seconda Guerra Mondiale, quindi ci siamo messi al passo, nel senso che raccontiamo quello che sta succedendo adesso dal punto di vista militare e geopolitico, anche se ne parlavo prima con il colonnello Ciaguetta, di nostra esperienza su Henry Kissinger, la pubblicazione di un libro e andarlo a leggere, manco a farla posta, pubblicato 2 anni fa, forse tra le righe di quella biografia di Kissinger, si cominciava già a intravedere qualcosa. Per me è stata un'esperienza molto bella. Il generale Chiapperini, insomma, mi spronava, mi scriveva quasi anche di notte, quindi insomma, quindi è stato un lavoro di squadra per riuscire ad arrivare velocemente ad oggi. Bisogna veramente, ho apprezzato tantissimo le sue doti organizzative, perché ha messo su questo incontro, anzi ho pensato quasi che, visto che ormai insomma non è più in servizio, di farlo lavorare con me, perché può benissimo organizzare le cose in 2 o 3 giorni fatte in questo modo. Bisogna solamente, ecco, tanto di cappello, e veramente insomma, non solo alla sua scrittura, ma anche al suo modo di vivere, al suo modo di organizzare le cose. Generale Chiapperini, una cosa troppo seria per certi generali, ma specialmente per certi politici, facendosi a una frase celebre di Clemenceau. Lei ha avuto esperienza in ambito nazionale, internazionale, in teatri operativi, in ambito NATO, quanto anche, immagino, nella parte che ha introdotto il generale Farina sulla la ricostruzione di quanto può essere avvenuto a Mosca, deriva da sue esperienze dirette con certi generali o certi politici. Intanto ringrazio il generale Farina, Salvatore Farina, per la prefazione, per l'amicizia. Ringrazio l'editore Francesco D'Amato, che in pochissimi giorni, perché l'ho spinto io, no? Ho detto guarda, o esce subito oppure poi può essere superato dagli eventi, okay? Quindi è stato bravissimo, velocissimo nel
mandare giù in stampa il libro. Ringrazio il direttore di Casa Online, do il benvenuto a tutti, alle autorità, il generale di Corpo d'Armata Cardini Masiello, sottocapo di Stato-Maggiore della Difesa, che ringrazio tanto, Mino, il vice generale del Vecchio, mio comandante in Afghanistan, nell'NRDC, il professor Breccia, che io ammiro tantissimo, seguo sempre perché è un punto di riferimento per me, il generale Nitti, il decano in servizio dei Lagunari e tutti voi che siete qui, signore e signori, grazie, grazie per essere venuti. Sottotitolo? Sottotitolo, quando io leggo quella frase di Clemenceau che dice la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla fare ai militari, inizio ad avere dei problemi all'intestino, il problema è che invece è il contrario. E il contrario, e io questo ho cercato di dimostrarlo anche intanto nel prologo, quando immagino la scena di Putin che parla con i suoi generali che hanno fatto una pianificazione operativa, le dottrine sono diverse, ma alla fine sono tutte uguali. C'è la dottrina del patto di Varsavia, quella di un tempo, quella dell'Armata Rossa oggi, quella della NATO, piuttosto che di altre nazioni. Cambiano sotto alcuni aspetti, perché cambiano ad esempio i sistemi d'arma che vengono impiegati, nuovi armamenti e così via. Però il fondamento è quello, cioè il fondamento è quello. Il fondamento, ora il professor Breccia mi spara, il fondamento è quello delle legioni manipolari, nel senso che qualsiasi formazione militare ha una composizione e organizzazione delle forze tipo quella dei Romani, no? Perché ha una prima schiera, gli astati, ha una seconda schiera, i principes, e una terza schiera, più che altro riserva, che sono i triari. Perché? Perché bisogna dare profondità al dispositivo. Quando si attacca, ma anche quando si difende, c'è una prima schiera che sopporta il primo scontro. Dopodiché dovrà essere anche sostituita, perché si stancano, ci sono perdite, ci sono feriti, e deve essere sostituita prima dalle seconde file della prima schiera, quindi che militarmente chiamiamo scaglioni, ma poi dalla seconda schiera, eventualmente dai principes, che devono sfruttare gli obiettivi, il successo della prima schiera in attacco o cercare di difendere in profondità se il nemico sta sfondando. E infine ci sono i triari, la riserva, per andare ad intervenire in situazioni impreviste, per andare ad alimentare le schiere avanzate. E quando si arriva ai triari, che sono le riserve, si dice ad triaros redire, siamo arrivati alla riserva, non siamo proprio in una buona situazione. Perché? Perché se facciamo intervenire la riserva è perché le prime due schiere non hanno raggiunto i propri obiettivi. Ebbene, la teoria, o meglio la tesi, che sostengo nel libro, nella prima parte in particolare del libro, è questa. I russi avevano 80, 100, massimo, più le milizie locali, task force di livello battaglione, i BTG, l'acronimo russo, che significa task force di livello battaglione. Dottrina, che fronte di attacco può investire un BTG? Ma contro un nemico fortemente organizzato a difesa, 3 chilometri, 5 chilometri, contro un nemico scarsamente organizzato a difesa, che insomma le forze divise sul terreno, si arriverà anche a 10 chilometri. Allora calcoliamo quanti sono questi chilometri che questi 80-100 BTG russi avrebbero potuto investire. Quanti sono? 1000? 800? 1000? 800? 1000? Ma mettendo in su un'unica fila gli astati,
i principes e i triari, cioè senza nessuna profondità. Quindi non solo una fronte di 800-1000 chilometri, quando invece la fronte attaccata, attenzione, era di circa 1500 chilometri, ma anche il fatto di attaccare senza dare profondità allo schieramento. Ecco perché dopo qualche giorno abbiamo detto sono stati fermati, sono sconfitti. Attenzione. Quella è stata, secondo me, dicevo, e immagino la scena di Putin che si rivolge ai propri generali e dice, allora, i generali dicono, allora sì, rimaniamo d'accordo, abbiamo fatto la pianificazione operativa, noi attacchiamo solo dalla Crimea, andiamo verso Mariupol e poi dal Donbass, poi dal Donbass andiamo verso Mariupol, chiudiamo Mariupol, prendiamo la parte a sud dell'Ucraina, chiudiamo il mare d'Azov rimane, diventa il mare Nostrum dell'Ucraina e nelle altre parti del confine, sul confine invece teniamo solo pressione, diamo solo pressione, facciamo pressione sugli ucraini in maniera tale da fissare le loro forze ed evitare che queste forze intervengano giù dove dovremmo sviluppare il nostro sforzo principale, dove dovremmo gravitare con le forze, con il fuoco, Donbass, Crimea. E mi immagino Putin che dice perfettamente ragione, generale, ha fatto un'ottima pianificazione operativa, attaccate dappertutto. Cioè attaccate anche a Kiev, attaccate anche a Sumy, attaccate anche a Kharkiv. Perché? Perché c'è stato un azzardo lì. Poteva anche andare bene. Poteva andare bene nel senso che attaccando dappertutto metà, diciamo, di tutto il confine ucraino, c'era la potenza arrivando alle periferie di Kiev, di Kharkiv e così via, c'era la possibilità che il governo ucraino, che Zelensky fuggisse o che l'esercito ucraino andasse in panico. Un assalto che non è andata a buon fine. Non è andata a buon fine. Ecco che poi c'è stata la fase 2. Quindi fase 1, azzardo, secondo me politico. Fase 2, riarticolazione delle forze, cambio della gravitazione delle forze. Qualcuno dice che non è vero che la gravitazione iniziale era a nord a Kiev. A nord c'era c'era la preponderanza delle forze e del fuoco, c'erano tre armate combinate. Gli attacchi missilistici, le deep operations, cioè le operazioni di profondità, erano quasi tutte, maggioranza parte al nord, da dove arrivano queste informazioni? Anche dalle televisioni, perché si sa dove c'erano le esplosioni, dove c'erano gli attacchi, no? Quindi la gravitazione iniziale era nord, non era uno sforzo sussidiario per drenare le forze da sud e facilitare l'azione a sud, no, quello era uno sforzo principale, iniziale. Poi c'è stato il cambio di gravitazione. Fase 2, attacco Donbass, con Mariupol che ormai era circondata, forze che si sono rischierate, riorganizzate, rischierate a sud. L'attacco iniziale, se avesse avuto successo, non avendo avuto successo, non poteva continuare così come era stato lanciato, così come era stato fatto. E il motivo era perché non c'erano i principes e non c'erano i triari. E secondo me i generali hanno ricevuto questa imposizione, perché altrimenti sarebbero i generali falliti. Impossibile, cioè incredibile, sarebbe stato incredibile pianificare un'azione come quella. Ecco il titolo. C'è anche la questione dell'apporto delle forze. Qua parliamo di una forza 1-1, quando sarebbe chi attacca da migliaia d'anni deve essere la mia, il primo. Assolutamente sì, direttore.
il rapporto di forza deve essere che attacca di 3 a 1. Okay? In questo momento probabilmente abbiamo lì all'inizio avevamo di 1 a 1, ma neanche. Cioè gli attaccanti forse erano anche in inferiorità localmente, cioè i rapporti di forza, spazio, tempo erano sfavorevoli per i russi, però lì c'è stato il piano, chiamiamolo, d'inganno, piano d'inganno che questa volta è stato portato a compimento. Tante volte durante la guerra fredda la NATO e il patto di Varsavia hanno condotto grandi esercitazioni sui confini, grandi esercitazioni che portavano l'avversario ad incrementare il livello di allerta, di allarme, però poi non è mai accaduto che fosse un attacco vero, guerra fredda. Ecco, qui c'è stata una guerra calda, nel senso che le esercitazioni c'erano, i russi in Bielorussia, al confine est dell'Ucraina, nessuno, pochi immaginavano, compreso il sottoscritto, immaginavano che i russi attaccassero. I russi potranno fare quello che ho detto prima, quello che immagino abbiano pianificato i generali russi, e cioè fissare dalla Bielorussia, fissare dall'est, dal confine a est dell'Ucraina senza penetrare, tenere occupate le forze ucraine a nord e a est, attaccare a sud, occupare a sud il Donbass e dalla Crimea verso Mariupol. E invece no, piano d'inganno, in quel caso il rapporto di forza, pur essendo insufficiente, grazie al piano di inganno, quindi a una azione che pochi prevedevano, ha avuto inizialmente e solo inizialmente successo. Però l'obiettivo strategico di far cadere il governo non è stato raggiunto e ciò ha portato all'insuccesso iniziale dei russi con un necessario riordinamento delle forze, un riposizionamento delle forze, un cambio della gravitazione delle forze del fuoco da nord a sud. Lei fa un accenno anche a un esempio che per i russi è stato probabilmente l'Afghanistan, il crollo del governo centrale che ha portato a non poter affrontare cosa che sarebbe dovuta essere facilissima, insomma, con le forze in campo da parte dell'esercito afghano, i talibani. E oggi cosa dovremmo noi imparare dagli errori altrove invece? Assolutamente sì. Io per l'Afghanistan, io mia teoria, sono in minoranza. Io sono in minoranza per la questione afghana. Io ritengo che la situazione afghana la conosciamo un po' tutti, ora non vorrei uscire dal brevissimo. L'Afghanistan è molto complesso, per storia, cultura, composizione etnica. È stata per decenni, per decenni, secoli, terra di scontri. Pensavamo di risolvere tutto in, a parte 20 anni, vabbè, diciamo 20 anni, poi il discorso è stato anche concentrato in alcuni anni, dal 2000, praticamente dal 2005, diciamo, al 2014, quando è terminata la fase combat. Pensavamo veramente di risolvere in meno di una generazione problemi atavici di una nazione, se possiamo considerare la nazione. Altra domanda, la comunità internazionale ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per ricostruire veramente, costruire veramente l'Afghanistan, quando nel 2012 per andare da Herat a Balaghurgan 200 km ci mettevamo 2 giorni di rotabili fuori strada,
e quindi quelle forze di sicurezza afghane che dovevano, che avrebbero dovuto andare in rinforzo alle forze amiche in Balapurgab, come facevano in due giorni a portare aiuto? In due giorni il nemico, l'avversario, Taliban, era in grado, e tutti gli altri gruppi di terroristi antagonisti erano in grado di sopraffare il combat post. Le abbiamo fatte tutte queste strade, non dovevano farle i militari, attenzione, non mica dovevano farle i militari hanno vinto, io sono in minoranza, continuo a portare avanti questa tesi e continuerò per tutta la vita finché qualcuno non mi dimostra che i militari hanno perso. I militari hanno vinto, non hanno mai perso una battaglia sul terreno. Gli italiani non hanno mai perso battaglie campali sul terreno, hanno conquistato o riconquistato territori quando hanno dovuto lasciare i territori per decisioni politiche, che rientriamo nel sottotitolo, sono decisioni politiche che noi rispettiamo, l'unità deve rispettare la decisione politica. La decisione politica è stata quella di ritirarsi dal Gulistan prima, dal Nord Kab poi e poi completamente. Ma quando prima di ritirarci noi abbiamo messo nelle condizioni le forze di sicurezza afghane di tenere il territorio. Abbiamo consegnato le nostre basi, li abbiamo addestrati e così via. Poi cosa è mancato? È mancato il governo centrale. Il governo centrale è la struttura di comando delle Afghan Nation Security Forces, che sicuramente non era all'altezza. Il governo non era all'altezza, grandi problemi di corruzione e così via. Ora io non voglio uscire dalla cosa, ma probabilmente il centro di gravità, che è un altro elemento fattore, anzi l'elemento fattore principale in una campagna, sia in Afghanistan che in Ucraina, secondo me è il governo ucraino. Quindi i russi sono andati e hanno tentato di colpire il centro di gravità in Ucraina, che era il governo russo. Per colpire il centro di gravità, che era il governo russo, hanno dovuto fare quella scelta errata dal punto di vista prettamente militare, che è stata quella di attaccare da nord e andare su Kiev per costringere i russi a fuggire, cosa che, ripeto, non è vero. Vorrei solo sottolineare che ci sono più militari che politici d'Italia e che non è in minoranza. Io credo che nella realtà sia una maggioranza riguardo a queste considerazioni. Beh, l'importante è avere le idee, esprimerle e poi confrontarsi. Un aspetto positivo del libro è non focalizzarsi unicamente su quel paese. Riguardo a altri paesi e altre aree, chi sta guadagnando da questa guerra e chi è che sta traendo in questo momento maggior interesse? Su queste domande qui, chiaramente io non voglio fare il virologo del periodo Covid, perché io sono un generale, no? Un generale di scienza, sfortunatamente. Ho fatto dei riferimenti anche lì di geopolitica, di geostrategia, però veramente comunque sempre legati ai fattori militari. Relativamente alle altre nazioni, quel che è successo è che se fino a qualche tempo fa le nazioni dell'est europeo ex appartenenti al patto di Varsavia, di più l'URSS, erano preoccupate ma non tanto, perché questo lo percepivamo anche nei comandi NATO, quando inizialmente dopo la caduta del muro di Berlino, lo scioglimento del patto di Varsavia, c'era la cosiddetta Partnership for Peace,
c'era quindi questi, si iniziavano ad avere contatti con queste nazioni, già percepivamo una preoccupazione da parte appunto dei, ad esempio, in particolare paesi baltici, Polonia, ma poi anche gli altri, con l'attacco all'Ucraina, questi timori di questi paesi sono arrivati ad un livello tale che sono veramente spaventati. Hanno chiesto il rinforzo, questo lo scrivo, il rinforzo da parte della NATO per cosa? Per rafforzare le proprie strutture di comando controllo e le forze schierate. E cosa ha fatto la NATO? La NATO ha mandato i cosiddetti battle group, no? in queste nazioni. Anche l'Italia ha fatto la sua parte, anche di questo ne parlo. Qui sono stato un po' critico sulla composizione e articolazione di questi battle group, perché diciamo che in tempo di pace io considero giustissimo il fatto di avere più bandierine possibili. Quindi c'è un battle group di 1000 soldati, una task force di livello battaglione con tante compagnie, tanti plotoni forniti da 8, 9, 10 nazioni. Allora, va bene in tempo di pace, nel senso quando non c'è una minaccia immanente, dire io ho 10 bandierine in Lituania, sappilo. Quando invece la minaccia diventa immanente, mi preoccuperei un po' di più. Nel senso che l'integrazione di 9 unità così piccole a livello plotone o compagnia è difficile. Quindi tornando al coinvolgimento di altre nazioni dal punto di vista militare, la NATO ha rafforzato il suo fianco est, che per noi italiani non è proprio positivissimo, non si dice. Nel senso che per noi italiani la strategic direction south è quella che ci interessa un po' di più, no? E attenzione che noi questo non lo diciamo ora, qui a livello SMD, a livello esercito, nei colloqui bilaterali, nelle sedi NATO, noi lo abbiamo, sono testimone diretto, lo abbiamo sempre detto, attenzione allo strategic direction south. A livello NATO lo dicevamo, perché? Perché ci sono parecchi problemi, ma li conosciamo tutti. E assurda, attenzione, ci sono anche lì i carri armati, Perché dei carri armati, non solo dei carri armati, ma abbiamo un po' tutti dimenticato l'esistenza. Beh, abbiamo fatto finta di dimenticare la presenza dei carri armati. Perché mentre andavamo a dire ai tavoli della NATO che, attenzione, il strategic direction south è fondamentale e importante per la nazione, per l'Europa, e quindi per la NATO, all'interno, comunicazione interna, dicevamo attenzione a non perdere alcune capacità fondamentali per le forze armate, che per quanto riguarda l'esercito e in particolare le forze pesanti, le forze corazzate. Perché, e lo dicevamo, attenzione che a sud ci sono carri armati, ci sono anche ad est i carri armati, i russi hanno i carri armati. Però si diceva, i russi non sono una minaccia immanente. Attenzione che per costruire un carro armato, ora che ci siamo messi a cooperare, vorremmo metterci a cooperare con altre nazioni per fare ricerca, sviluppo, acquisizione, produzione di carri armati, ci metteremo anni e anni.
quando all'inizio, quando all'inizio del, del conflitto mi facevano domande del tipo, ma generale, lei è preoccupato, siamo pronti? Dicevo sempre, ma scusate, ma queste domande non vanno fatte ora che hanno attaccato. Queste domande dovremmo porcere sempre, anche quando siamo in tempo di pace, sempre, per essere pronti. Sviluppo dei carri armati, sviluppo dei carri armati, un carro armato deve essere sempre all'avanguardia, anche quando siamo in completo periodo di pace, perché c'è sempre qualcosa che voi sfortunatamente, sempre qualcosa che accade, prima o poi, finché una nazione avrà un certo tipo di armamento, necessariamente bisognerà contrastare, che ci piaccia o no. Allora, approfitto per chiedere al generale Farina quanto impiegheremo a passare da mentalità da peacekeeping a mentalità warfighting, come è stato insomma sottolineato anche in ambito SMD, semplicemente partendo dalla piccola circolare che è stato creato in caso, ma è l'ABC, è quindi l'ordinaria amministrazione di qualsiasi soldato, sapere combattere. Mi verrebbe da dire pochissimo o niente, perché sia i miei predecessori, sia i comandanti che sono qui presenti, che hanno comandato le brigate, hanno comandato all'estero, come anche c'era Chiapperini, ma i miei predecessori, i capi che mi hanno preceduto, e anche il mio successore, che poi dopo quella famosa messaggio di siate pronti oppure curate questo, no, con massima priorità, eccetera, sono, diciamo, direi rutinari per tenere alta il livello di prontezza, ma non dimentichiamo che sempre, tutti gli anni, ma anche quando facevamo le operazioni cosiddette di supporto, di peacekeeping, beh, noi abbiamo schierato, vado proprio sul concreto, in Bosnia c'erano i carri armati, in Bosnia c'erano i semoventi di artiglieria schierati a Slatina, e i carri armati erano, diciamo, schierati, accentrati, erano una riserva, e c'erano gli M113, UCC, 1, 2, eccetera, non c'era ancora i dardo a quell'epoca, però per dire che anche quelle operazioni all'interno, lo diceva già Jackson, praticamente che ti puoi trovare contemporaneamente nelle tre situazioni di guerra, aiuti civili, oppure fai monitoraggio di schivo e poi qui combatti sui ponti di Nassiria, prima c'era il generale Scollo, ma diciamo nel 2003-2004 mi pare sia successo, adesso l'anno mi sfugge, ma lì l'esercito italiano ha dato dimostrazione che quando c'è bisogno di combattere sa combattere. Poi è stato curato, e questo qui posso dirlo, noi abbiamo recentemente, quindi la guerra in Ucraina non c'era ancora, abbiamo schierato carri armati in Lituania prima della guerra, abbiamo quindi come forze di deterrenza, abbiamo mandato i nostri ariete, non diciamo di cartone, in Germania, e c'è un campo di addestramento proprio ieri, no stamattina, già Serino mi ha detto che il plotone rinforzato dell'ariete, che lì è stato premiato come migliore unità performante, sebbene abbia i ariete, quindi il soldato, come ho detto stamattina, è addestrato. In Qatar nel 19, nel 21 e anche quest'anno, nel 19 addirittura è andata mezza brigata Garibaldi, visto che qui ci sono due comandanti della brigata Garibaldi, con i Blitzed H2000, cioè quindi voglio dire con i Leopard, con gli ariete, con i Dardo e con i Centauro, anche, qualche Centauro 2, perché poi comunque erate da dimostrare. Quindi queste capacità, diciamo, l'esercito italiano di combattimento ce l'ha, quindi dobbiamo anche superare questo fatto che cioè, dobbiamo girare pagina, riconvertirci tutti quanti, eccetera, perché poi il peacekeeper lo fa molto più facilmente il soldato se è addestrato a fare l'altissima intensità e servirà a tutte le evenienze, così come anche sopportare il Covid e intervenire in casi di emergenza, perché se fare il massimo possibile, e quindi noi dovremmo essere, ecco perché stamattina dicevamo, scusa se mi dilungo su questo, perché è importante, poi Gigi Chiapperini nel libro lo sottolinea,
è importante l'addestramento, è importante l'esercizio, è importante, quindi è importante anche non solo acquisire nuovi mezzi, cioè, ma proprio addestrarsi e mantenere questo livello, e ci vogliono le risorse finanziarie. Quindi la risposta è sì, diciamo, siamo in grado, però bisogna alimentare questa affinché sia abbia la possibilità, detto il sottosegretario Roulet, di addestrarsi anche nei poligoni italiani, di sparare, di fare, perché poi solo questo ci dà diciamo, la prova vera di mantenere alto il livello di capacità. Per cui no, voglio debellare il fatto che l'esercito italiano è tutt'altro, c'è un esercito pronto al combattimento, mirato, la missione è quella di difesa della patria, combattimento, e poi dopo tutti i compiti che abbiamo in ambito NATO, in ambito nazionale, di support, di sicurezza internazionale. Generale, non si offenda. No. In termini di numerici, di mezzi, stiamo parlando di migliaia, cioè di dei russi, noi di 200 lire. Ah, certo. Siamo no, io parlo sulle capacità, mentalità e prontezza di eseguire. L'abbiamo detto stamattina, qui i numeri non tornano, quindi bisogna non avere 50, 70 sotto i 100, come diceva ottimisticamente Grosetto stamattina, i carri pronti, noi dovremmo avere 500 possibilmente, dobbiamo tendere a questo numero per dare un contributo fatto per bene, così come i veicoli di combattimento della fanteria, così come i mezzi per le forze leggere, aeromobili, eccetera. Quindi su questo l'abbiamo benissimo detto, abbiamo queste capacità, ma non sono buone, ottime, anche quantitativamente alcune o quasi tutte, però numericamente non riusciamo a esprimere un numero, e quindi dobbiamo accelerare nella produzione. Cioè, già Iamperini alla fine lo delinea molto bene, e quindi cioè, sorta proprio, ma ci conforta il fatto che il governo, gli attuali politici che ci guidano, di Castello, anche i capi di Senato, hanno diciamo, hanno preso atto di questo e si sono impegnati ad alimentare, perché poi dopo qui abbiamo il sottocapo di SND che è diciamo, il testimone vivente, gli altri che sono capi reparto vari nell'ambito dello Stato Maggiore, eccetera, ma gli sforzi sono, ma bisogna andare sotto questo aspetto sempre avanti con così, per essere in grado di rispondere al cittadino, all'alleato, eccetera, eccoci, questa è la nostra missione, la possiamo compiere in toto, quindi questo è una grande sfida, un grande impegno, proprio alla luce di queste diciamo, situazioni di tensione, di guerra, che non è solo questo, se andiamo a girare intorno all'Italia, Nagorno-Karabakh, anche se è un po' più lontano, forse ci deve essere diverso, due anni fa, e poi dopo la Siria, e poi dopo sempre le tensioni di Israele, e poi dopo la Libia, e poi il Mar, insomma, qui siamo siamo circondati e bisogna essere preparati. Assolutamente. Sì, anche perché la difesa non è un interesse di partito, di governo, di Stato, di paese, quindi speriamo che debba finalmente un giorno avere le necessarie risorse. Gli interventi sono abituato spesso a cogliere le domande da parte col giornale dei lettori, in questa cosa abbiamo un vasto pubblico. Quindi, chi vuole porre una domanda all'autore o agli altri presenti, se c'è qualcuno. Ci va la radio per primo, no? Normale. Io, visto che era uno dei ragazzi del generale Angiuni, voglio dire, ma che cosa? Sì, aspetta, te lo dico. Le prende qua? No. Guarda un attimo. Tieni premuto. Ah, è acceso, è acceso. C'è acceso, ha preso. No. Questo qua. Ci sono due cose che intendo dire. Concordo col generale Farina, con cui credo che c'è un generale Bilotti che lei conosca. Sì. Ecco, io ero uno dei suoi ragazzi nell'82. E non siamo mai stati secondi a nessuno, anche là c'avevamo mezza scarpa e mezza ciabatta, ma insomma la nostra figura l'abbiamo fatta, dunque credo che veramente quello che dice lui sia importante. Quello che è importante adesso è come mai è sempre così difficile farsi riconoscere come persona che tiene al proprio valore, anche quando si parla di queste, no? Perché noi parliamo di brutti atti, io ne parlavo con mia moglie, e gli ho fatto vedere che la guerra ha sempre questa faccia. Perché è tanto difficile quando si parla, ecco, io non sono più un soldato da tanti anni, parlo un militare e racconta la guerra, hanno sempre l'impressione che voglia alimentarla, non che la voglia fermare, che abbia paura di fermarla. Vuol dire, possibile che c'è sempre questa diffida nei confronti di un mondo, diciamo, no, che non porta le stellette
la comunicazione tra l'una e l'altra parte, ma è soltanto un soldato che ha scelto un'altra professione. Come si fa a raccontare a chi ti ascolta, guarda che io faccio il tuo interesse, ho scelto solo un'altra professione? No, grazie. Penso che questa osservazione è giustissima, specialmente poi abbiamo visto anche tanti commenti dei talk show di posizioni pacifiste, supporto alla pace, che sono state poi chiaramente, l'ho definite prima, più di parte di tifoseria che altro, che lasciano il tempo che trovano. È un problema sicuramente che è sentito di cultura nazionale, credo, però devo dire la verità che a partire dal nostro ministro, il presidente ministro della difesa, da Lorenzo Guerini, ha ammesso più volte e anche ha constatato, e l'ho constatato anch'io, che alcune discussioni, alcune argomentazioni su temi della difesa e della sicurezza oggi si possono fare molto meglio di qualche anno fa o di qualche decennio fa. Quindi c'è in questo senso una maturazione anche dell'opinione pubblica italiana, nazionale. E poi ci sarà sempre qualcuno che quando parla, magari un generale, pensa che sia un vero affondaio. E chiaramente poi questo è anche compito di noi, istituzioni, adesso di chi è in carica il servizio attivo, ma di coloro che comunque fanno parte della famiglia dei militari o che sono stati nella professione militare, spiegare in modo elementare e anche molto semplice, diretto, tutte le motivazioni perché ci serve il carro armato. Ma io posso dire, da capo di Stato Maggiore, ho dovuto, penso che lo sappiano in tanti, ho dovuto combattere, tra virgolette, per spiegare l'utilità del carro armato, perché io dicevo, qua non ci sono carri armati da comprare nuovi, a noi servivano. Dobbiamo ammodernare la rete, e la risposta, non dico di chi, ma comunque, dice no, il carro armato non serve più, che c'è, facciamo? Adesso ci arriva la Stella, la cosa dallo spazio, poi, e allora questa è la realtà che racconta anche Gigi Chiapperini. Cioè, alla fine, l'ha detto il capo di Stato Maggiore corrente dell'esercito, il generale Serino, noi combattiamo in tutte le dimensioni tutto quanto, però poi dopo, alla fine, quando si va al tavolo della pace o della tregua, di quello che diciamo, ma io sono a terra, io controllo tutto, e bisogna saper vincere su questa dimensione qui, e bisogna essere attrezzati, bisogna essere capaci. Ecco, quindi, alle volte bisogna superare anche queste risorse. Mi fa piacere che molti di quelli che erano scettici sul carro armato adesso cambiano idea. Sta a noi saperlo raccontare, saper dire, guarda, che senza questo non possiamo A, fare deterrenza, B, difendere il nostro territorio come prevede la patria, i cittadini, i nostri valori come prevede la nostra Costituzione, e poi dopo non possiamo dare il contributo neanche alla sicurezza internazionale. Non funziona, è inutile che compriamo l'aereo super soldi, con tutto rispetto dei mezzi, eccetera, e poi dopo siamo in grado di confrontarci senza essere guerrafondai, ma almeno sapersi difendere, almeno. Poi nella difesa ci sono anche gli atti, purtroppo, che sono di alta intensità, ci mancherebbe altro. Bisogna saperlo dire meglio, e nel tempo devo dire che questa cultura della maggiore comprensione dei temi della difesa e della sicurezza è andata via più crescendo. Non fosse altro che stamattina abbiamo visto tutto l'arco costituzionale, era presente, e tutti sono ben consci di questo. Quindi, questo ci conforta molto per il futuro, Grazie. Generale Chiapperini, ricollegandoci a quanto ha detto appena il generale Farina, può essere d'aiuto cinicamente un conflitto del genere per noi italiani per fare un passo avanti, quello che serve, ovvero non parlare più, non dover più giustificare un pezzo d'artiglieria perché non è dual use, oppure riuscire a spiegare anche a tutti i cittadini e politici le necessità di forze armate? Lei che sottolinea anche la situazione particolarmente grave della forza terrestre rispetto alle altre, anche se poi ci sono delle criticità come la mancanza di funzionamento, che è assolutamente trasversale a tutti. Sì, lo dicevo prima, probabilmente manca la cultura della difesa in Italia. In tanti altri paesi, dimentichiamo che anche i tedeschi, gli olandesi, hanno completamente azzerato
la componente aria, circolazzata, quindi non siamo gli unici. Diciamo che aiuta, cioè, sarebbe stato meglio non averla la guerra per l'Europa, sarebbe meglio non avere la guerra nel mondo, qualcosa che la gente deve capire che posto non è che i militari vogliono la guerra, anzi i militari proprio la guerra, la rifugua. Perché cosa hanno? Perché noi abbiamo visto i morti, vero generale Alvecchio? Noi abbiamo visto i morti smembrati e completamente bruciati. E secondo voi noi vogliamo la guerra e vogliamo i carri armati per fare la guerra? No, noi siamo stati chiamati, noi siamo offerti per difendere i nostri, la nostra patria, diciamo, in generale. Difendere la nostra patria significa avere tutti i mezzi, gli strumenti, i doni per poterlo fare. Chiaro, la domanda è, può servire la guerra in Ucraina? Certo, perché probabilmente qualcuno si è reso conto che i carri armati esistono ancora. Questa è una bella novità. I carri armati esistono, esistono ancora i mezzi da combattimento della fanteria, esiste l'artiglieria, esistono tutte quelle componenti che servono per andare a occupare o difendere il territorio. Si pensava, come diceva Gianni Farina, alle guerre stellari, ma con la caduta del muro di Berlino si pensava che fosse finito tutto, che non ci fosse più bisogno di mezzi per la componente terrestre. E tutto questo ha portato a distribuire un budget insufficiente, dando priorità a determinate forze armate che hanno portato le proprie capacità a livelli buoni, più che buoni, e si è fatta la scelta di lasciare indietro l'esercito. È stata una scelta errata. Perché ora per ricostruire alcune capacità dell'esercito vorranno anni, e che nessuno vada a dire o venga a dire ma tu lo stai dicendo che perché sei in pensione, sei in pensione, allora fai il figo e spari contro. Ma non è così, perché i signori capi di Stato Maggiore, se andate a leggere gli interventi presso le commissioni di difesa, hanno detto quello che sto dicendo io stasera. Ero presente io, il generale Enrico, commissione di difesa 2015, il generale Enrico diceva attenzione perché la componente corazzata sta ormai non è più idonea, sta terminando la sua vita tecnica e quindi c'è subito necessità di introdurre i nuovi mezzi. E quando, come l'ha detto il generale Enrico, poi subito dopo l'ha detto il generale Farina e poi lo sta dicendo ora il generale Serino, e lo dice anche il capo di Stato Maggiore della Difesa, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Esercito. Perché non è vero che poi c'è la guerra tra forze armate, ogni forza armata chiede ciò che gli serve per raggiungere il giusto livello di capacità operativa. Dopodiché è una scelta politica, spesso, sottotitolo, è una scelta politica dire va bene, allora diamo più all'industria aeronautica, diamo più all'industria navale
vediamo di meno l'industria terrestre. Questo lo posso dire io, non lo possono dire i capi di Stato Maggiore del Servizio, probabilmente. Però è intuitivo la cosa, no? Errore, errore. E quando l'ufficio del capo di SME, il capo ufficio del capo di SME, ha diramato la circolare in cui dà, diciamo, dare priorità all'aspetto warfighting, dell'approntamento, della preparazione dei nostri soldati, e tutti si sono preoccupati e hanno detto: come mai vengono fuori con queste dichiarazioni, warfighting, guerra? No, semplicemente il capo ufficio, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha vista la situazione, chiaramente, e in presenza di carenza di fondi ha detto: ok, in carenza di fondi, quando c'erano solo attività di supporto alla pace, stabilizzazione, abbiamo dato priorità ai mezzi e anche alla preparazione per quel tipo di missione, per quel tipo di operazioni. Ora che è accaduto quello, attenzione, qua dobbiamo cambiare un attimo la priorità, quindi diamo ancora più e un po' più enfasi all'approntamento nel warfighting. Ma non è che prima non si facesse, si faceva lo stesso, ma in carenza di fondi chiaramente c'è da dare priorità, e priorità più bassa, solo questo. Quindi sì, ha aiutato a far rinascere, se mai c'è stata, una cultura della difesa. Se ci sono altre domande, chiedo scusa, c'era prima... Sì, Pasquale, venga. Carlo? Sì. No, e si è parlato, anche a sproposito, dell'allargamento della NATO come causa prima o scatenante, diciamo, di quello che sappiamo. Solo ti chiedo, perché il progressivo allargamento della NATO a est ha lasciato pochissima traccia, diciamo, nella letteratura specializzata, e non è stato mai oggetto di negoziato serio, soprattutto da parte russa, che comunque si è visto avevano i mezzi di pressione per negoziare? Qui chi può rispondere è il professor Breccia. Io sono andato a... Allora, cosa ho scritto nel libro? Dico così: ho evitato di essere un tifoso, uno, perché sono un generale e non sono un tirocco. Ho una mie idee su questo aspetto. Ho accennato il fatto che nazioni che liberamente hanno deciso di far parte della NATO lo hanno fatto. Chiaro questo? Ripeto, percepivo chiaramente nei signori colleghi ufficiali delle nazioni ex patto di Varsavia una avversione nei riguardi della Russia. Il motivo? Non so, probabilmente durante il periodo dell'Unione Sovietica non sono stati trattati come pensavano, come volevano essere trattati, non so, ma è un dato di fatto questo. E liberamente, io dico liberamente, hanno scelto di far parte del blocco, chiamiamolo così, occidentale, quando questo blocco occidentale non era più contrapposto all'ex blocco orientale, perché noi abbiamo condotto anche esercitazioni congiunte con osservatori della Russia. Abbiamo avuto il NATO Russian Council recentemente solo a livello ambasciatori. Abbiamo avuto, come dicevo prima, le Partnership for Peace con tutte queste nazioni, con la Russia in maniera privilegiata dopo il summit di Pratica di Mare, no? Quindi questa accusa di
avere, di, essere, di aver allargato i confini della NATO a ridosso della Russia è una verità, cioè no, meglio, è una verità che ci si è allargata per libera scelta, ripeto, di quelle nazioni, ma io lo ritengo uno sviluppo politico normale. E attenzione, se voi andate a fare una ricerca su internet e fate ricerca di NATO, dove è la NATO, effettivamente vedrete la NATO, le bandierine della NATO che un po' circondano la Russia. E ora ancora di più con la Svezia e la Finlandia, succederà. Due paesi che per decenni, per sé, da sempre, sono stati dei pacifici, e dicevano noi nella NATO, sì, hanno fatto qualche esercitazione con Giunta anche in passato, ma mai nella NATO, ora voglio entrare nella NATO, facciamoci una domanda, non ero neanche nel patto di Varsavia, però. Allora dico, ma come mai facendo una ricerca così vengono fuori solo bandierine della NATO? Perché poi ho fatto una ricerca, Russia, presenza russa in Europa, e non c'erano immagini, non c'erano. Non mi risulta. Perché a me, ad esempio, risultano esercitazioni e basi russe in Serbia. Però in Siria, in Africa, con truppe e basi russe e cinesi, o meglio, dei gruppi paramilitari Wagner, per citarne uno. Mandando poi, l'ho costruita io la mappa, e ci ho messo tutti i bollini rossi. Allora, l'Europa è circondata dai russi. Guarda un po', ce l'ho la presentazione, poi chi vuole che la mando? L'Europa ci fa fare così. Quindi, per me è questa dell'allargamento della NATO che ha fatto scoppiare la guerra, e poi ho anche l'altra scusa, e voi l'avete fatta in corso, lo scrivo qui, sono due situazioni che hanno qualche analogia. Faccio qualche differenza? Quante risoluzioni ONU ora a favore della Russia per il Donbass? Nessuna. Quante risoluzioni ONU invece a favore della NATO per l'intervento nei Balcani? Una serie. Ancorché l'attacco iniziale sia stato senza risoluzione specifica dell'ONU. Però in quel caso lì, tutte queste risoluzioni, parlo dei Balcani, intervento NATO in Kosovo, tutte queste risoluzioni sono passate con la Russia astenuta. Significa che la Russia capiva in quel caso che c'era qualcosa da fare. Ma la vera grossa differenza è che mentre la NATO ha colpito obiettivi, ha fatto delle deep operations con missili aerei in Serbia su obiettivi militari con qualche danno collaterale che ci può stare, cioè nella guerra sfortunatamente c'è, con poche centinaia di vittime, nel Donbass, anziché entrare solo nel Donbass, come noi siamo entrati solo in Kosovo, e questi hanno attaccato 1500 km di confine, sono penetrati all'interno dell'Ucraina e hanno fatto scoppiare una vera e propria guerra, con decine di migliaia di morti, con centinaia di migliaia di mezzi distrutti, con centinaia di città distrutte, con milioni di profughi. Quindi siccome sono stato lì, sono stato nella pianificazione della NATO per il Kosovo, vi dico che non si possono fare paragoni tra le due situazioni completamente differenti. Sì, certo, prima un'altra domanda, in ordine.
Grazie, intanto volevo ringraziare il generale Chiapperini per la sua stima che mi onora tantissimo. Forse mi sentire? Dicevo che veramente sono onoratissimo della stima del generale, che spero di continuare a meritare in futuro, perché poi ogni libro che si scrive non è detto. E sono curioso di leggere il libro che non ho ancora letto, anche se essendoci scambiati qualche idea durante la scrittura attraverso Facebook, penso che la pensiamo più o meno. Come sentite? Volevo soltanto molto brevemente una nota e una domanda. La nota riguarda l'uso che ha fatto il generale della legione manipolare come esempio, che ho trovato eccezionale e che dimostra come sia importante studiare storia militare. Perché io sono convinto, una delle cose di cui sono più convinto è che la guerra abbia delle costanti attraverso i millenni, degli elementi costanti che si capiscono soltanto se si studia attraverso i millenni. E che fare bene storia militare sia fondamentale per creare una cultura della difesa, come dicevate poco fa, che nel nostro paese un po' manca, ecco, diciamo così. Per cui una seria storia militare è fondamentale. Questa, per cui grazie di aver usato la legione manipolare, poi io insegno storia militare antica, per cui proprio ce l'ho nel cuore la legione manipolare. La domanda invece è questa: io ho avuto l'impressione in questi mesi ormai di guerra che il livello di logoramento del materiale sia elevatissimo, quindi che non solo ci sia un problema chiaramente di perdite subite dagli ucraini e dai russi che non conosciamo precisamente, perché poi la propaganda è sempre difficile da interpretare, però che comunque ci sia un logoramento del materiale, quindi non parlo proprio di perdite umane, superiore forse a quello che ci sarebbe aspettati. Avete giustamente parlato del ritorno del carro da battaglia, del mini battle tank sul campo di battaglia, ma quanti ne sono stati persi? E quanto costa perdere economicamente un carro oggi? Quanto possiamo permetterci anche noi, democrazie occidentali, in cui i bilanci sono sempre giustamente messi sotto esame, di costruire tanti carri quanti ne servono per condurre uno scontro peer-to-peer, no? tra eserciti, come si stanno confrontando in Ucraina. Perché poi, come diceva già Tucidide, Cicerone e dopo di loro altri, la guerra la vince che ha l'ultimo dollaro da spendere. Quindi saremo noi ad avere l'ultimo dollaro da spendere in Ucraina, noi occidentali? E appunto la riflessione, una delle lezioni che si possono trarre, costa davvero troppo fare la guerra tra eserciti convenzionali, chiamiamoli così oggi? Grazie. Io faccio due considerazioni, poi il signor Capo di Sottomaggiore chiaramente ha un'esperienza grandissima, immensa. Io rispondo solo brevemente, poi gli passo la parola e rispondo a quello che ho scritto nel libro. Cioè che però è ineludibile il fatto che per poter conquistare c'è bisogno di forze della componente terrestre. Composizione di questa componente terrestre, normalmente devono essere sicuramente mezzi protetti, grande mobilità, fuoco, potenza di fuoco. Quali sono questi? Sono i carri armati. Normalmente mezzi di combattimento della fanteria, accompagnati dai mezzi di combattimento della fanteria, più chiaramente il supporto aereo, supporto missilistico e tutto ciò che c'è di combat support. Costa sicuramente. Ma i russi cosa dicono? Ma io ho con i 10.000, 11.000 carri, io continuerò, io ne ho persi 1.000, ne mando altri 1.000 e poi ne manderò altri 1.000. Questi carri vanno fermati con qualcosa. E con cosa li possiamo fermare questi carri? I carri possono essere fermati con altri, normalmente con altri carri, e o con sistemi d'arma contro carri. E quelli che sono stati quelli che hanno dato la possibilità agli ucraini di resistere finora, grazie ai javelin in particolare, che gli sono stati forniti, che hanno la capacità di colpire anche dall'alto il carro, quindi di distruggere dall'alto, cioè dalla parte meno protetta del carro. Ed ecco perché ci sono state tante perdite, perché i carri russi, ancorché ben protetti, in particolare il T-72, il T3M, il T90, magari forse il T90, ne parlo anche di quello, ma chissà quando entreranno in servizio, quando saranno, o meglio, sono entrati in servizio con numeri risibili e quindi non sono ancora possono essere sul campo di battaglia.
però questi carri sono stati colpiti dall'alto, tanto che i russi hanno provato a metterci su delle specie di ombrelli fatti con materiale metallico, che però mandavano in risonanza le antenne, creavano dei problemi, ne hanno tolte nuovamente e quindi hanno subito perdite, però sono ancora lì e però stanno conquistando il terreno, però hanno preso tutto l'oblast di Lugansk e stanno per conquistare tutta l'oblast di Donetsk, sono arrivati a Kherson, hanno conquistato tutto il sud-est dell'Ucraina con i carri armati. Loro perdono questi carri e quindi loro li perdono, chi gli sta di fronte cosa fa? Deve avere i carri, perché non ci sono al momento altri sistemi, o meglio, ci sono, ma i carri sono le migliori armi contro carri. Attenzione alla questione della distruzione dei carri russi, parte dei Javelin in particolare, perché i russi probabilmente non hanno, anzi quasi sicuramente, non hanno le stesse capacità di difesa attiva, passiva, che potremmo avere noi, in particolare con il trophy israeliano, che è quello della cosa che dovremmo assolutamente acquisire, assolutamente, perché grazie a queste, quindi non è il carro più che non è idoneo, perché io sento dire tante distruzioni, il carro non è più idoneo, no? Qui c'è da adeguare il carro alle nuove offese che non sono esserci. Quindi il carro, il nuovo carro, che dovrà avere queste protezioni attive e passive, dopodiché è ancora necessario. Lo dico, lo affermo e lo scrivo qui. No, hai detto tutto tu, io concordo sul fatto che quando si fa combattimento ad alta intensità c'è un enorme lavoro, non bisogna meravigliarsi assolutamente. Poi se ne sono subito accorti i russi, perché se tu lanci colonne, no, addirittura tutte infilate fine su una strada, su una rotabile, eccetera, il carri, cioè, poi gli altri che hanno un mezzo semplicissimo, portatile come Javelin, ti colpisco, poi dopo ti accorgi, beh, allora cambiamo. Adesso, da allora che è cominciata l'offensiva del Donbass, non abbiamo visto mai più questo, e abbiamo visto artiglieria, lanciarazzi, multipli, eccetera, radere al suolo prima una città e poi conquistare. È un altro modo, è un modo di fare la guerra che sinceramente, ci costerna per certi versi. Però hanno capito loro stessi che avrebbero preso migliaia di carri in questo modo, qui hanno cambiato sicuramente tattica e si è rivelata la tattica vincente, perché loro distruggono poi, distrugge le città, distrugge le case, finché non rimane soltanto la vecchietta poverina che sta lì infilata sotto il sottoscala perché non se ne può neanche andare, e gli altri arretrano, e i militari ucraini arretrano, e che il fatto che la Russia abbia una preponderante potenza terrestre, aerea, navale, missilistica, questo qui lo sottoscriviamo, e io sono sempre stato scettico sia in interventi così netti in tech, sia in qualche articolo pochi che ne ho scritti, poi ho smesso di scrivere perché più o meno sta andando come era prevedibile, e quando sentivo sta vincendo, che è diverso dal vincere o non vincere, quindi lavorare tanto e fare la guerra ad alta intensità ovviamente ha dei costi prima di tutto umani, e quella è la cosa più brutta e più importante, e poi anche dei costi di materiali, e quindi bisogna avere le scorte e tutto quanto. Prima di chiudere abbiamo un'ultima domanda, che siamo? Un'ora e mezza. Velocissimo, buonasera. Andrea Angeli, sono stato molti anni in missione, soprattutto con l'ONU e poi anche con la NATO. Tutti noi siamo rimasti sconvolti a vedere distruzione, devastazione, morti. Io in particolare un aspetto mi ha colpito molto. Io ricordo molto bene quando i russi, prima ancora di pratica di mare che ha citato la generale Gliaperini, alla fine del 95, quando parteciparono con dei distinguo
alla missione IFOR, poi ESFOR, che sono rimasti fino al 2003 in Kosovo. A parte la tensione iniziale dell'aeroporto, ma poi, però per 4 anni poi sono rimasti fino al 2003. E lo domando anche a voi, perché voi militari eravate fianco a fianco, io ho sempre sentito di sì, magari non si andava a cena tutte le sere insieme, però i rapporti sono stati tutto sommato buoni. Poi c'è stato anche pratica di mare. Quella mia domanda è, forse è una domanda che andrebbe forse fatta più politico-diplomatica, ma non abbiamo forse noi, non abbiamo coltivato, 7 anni sono tanti, lasciato andare quando poi hanno deciso di venire a Badiglia, non potevamo forse negli anni successivi coltivare queste relazioni che io, correggetemi se direi proficue, ma lo dico sentito da voi. È anche vero che nel 2003 è coinciso col consolidamento del potere di Putin, forse lui voleva una stagione nuova, voleva chiudere con quel passato. Però mi domando se anche noi occidentali non abbiamo fatto quei piccoli passetti. Grazie. Scrivo. È stato un errore abbandonare il NATO Russia Council, un errore non coltivarlo, non potenziarlo, ma il problema è che quando ci sono due attori, la volontà deve essere da parte di Trump, no? Andare avanti con una certa strada. Io da parte nostra, come azione, ma anche come organizzazione politico-militare, io ho percepito sempre una volontà di collaborare, almeno io personalmente. Non so cosa si è rotto. Secondo me, e lo scrivo, secondo me la Russia ha capito di essere stata messa da parte a livello globale, perché non più potenza né economica, insomma, non è mai stato un grande, grandissimo russo, la Russia, no, un po' di meno, aveva qualcosa ancora da dire come potenza militare, con l'eredità dell'arsenale fatto l'Armata Rossa, che ha cercato di migliorare, di ammodernare, aveva un grande arsenale nucleare, e una volta che vede la Cina da una parte diventare un nuovo giocatore globale a livello economico, e attenzione, recentemente anche inizia a diventare anche una potenza militare, perché pare c'era già 3, ad esempio, portaerei, la Cina, e è in progetto ancora di impararne altre, ha tantissime navi da sbarco per Taiwan intanto, e poi per tutto il resto nell'Indo-Pacifico. Allora la Russia dice, beh, qui c'è gli Stati Uniti che non declinano, la Cina che continua a crescere tantissimo, e io che con questo partenariato con la NATO, però mi sento l'attore di secondo piano. E allora, quando ci sono problemi di questo tipo, la storia ci insegna, che per superare questi momenti, queste criticità, si usa la forza. Si usa la forza. Perché se la Russia fosse riuscita a far cambiare il regime in Ucraina, a conquistare la parte, l'ha fatto, ma ora aveva
va ufficializzata la cosa, tutto il sud dell'Ucraina, avrebbe potuto dire sono ancora un attore credibile a livello internazionale. Diciamo che questo obiettivo lo sta raggiungendo parzialmente. Secondo me ha fallito nel raggiungere questo obiettivo strategico che si era prefissato. Noi abbiamo fatto, secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo fare. È naturale che la guerra fredda, chi l'ha vinta, si può dire che l'ha vinta, ha vinto l'Occidente, no, ma un dato è certo, la NATO è là, il patto di Varsavia non c'è più, l'Unione Sovietica non c'è più, e tante nazioni ex Unione Sovietica, ex patto di Varsavia sono passate di qua. Pensierino sociologico, posso fare questo salto un po' pindarico così? Perché ha deciso di fare questo? E non l'ho detto io, penso di averlo sentito, ma sono convinto di questo. A, per evitare il declino del suo paese. Declino statisticamente dimostrato di capacità complessive, dalla demografia all'economia, alla tenuta sociale proprio, perché poi non poteva reggere, avendo visto che anche i fratelli ucraini, quali avevano visto la Polonia, i Paesi Bassi, accidenti, qua si sta meglio, l'hanno già deciso nel 2014 di passare dall'altra parte, non ci possiamo permettere di aver sbagliato noi, quindi c'è anche da capire questo, e poi dopo supporto quello che dice Gigi Chiacchierini, altri paesi che hanno subito e hanno avuto i genitori, i nonni deportati, rinchiusi come Navalny oggi o altri o avvelenati di qua di là, non hanno dimenticato e nonostante la grande propaganda che c'è in quei paesi, perché io accendevo Russia Today, cioè è una cosa come quei rappresentanti che sono stati invitati nei talk show italiani uguale, e proprio questo paese è Russia Today trasmetteva i migliori film, le migliori partite e poi dava le news secondo, ma questo succedeva nel 2016-17, quindi cioè, è chiaro questi paesi avevano già la coscienza a partire dalla Polonia, dai Baltici, adesso sono tutti gli altri, che non vogliono ritornare al passato. Allora, c'è anche un motivo proprio intimo di sopravvivenza nella stessa situazione attuale russa, oligarchica, autocratica, eccetera, che ha spinto questo, altrimenti sarebbero stati soffocati dall'interno. Credo che sia anche una possibile, non dico che questa è la spiegazione, e non è tanto questa pressione della NATO che comunque non c'è stata. Non c'era la NATO in Lettonia, in Lituania e in Estonia fino al 2017, non c'era. È successo dopo, infatti, l'Ucraina, della Crimea, ecco, perché bene, dopo le grandi esercitazioni zapate, quella Z, si chiamano Tezama, che ogni anno schieravano sempre centinaia di migliaia di voci, cioè qua qualcosa succederà. Ecco, questo poi chiaramente si potevano fare tanti passi, accordi di Minsk e quant'altro, si poteva fare, lo dice Kissinger, però forse lo detto poi chi ha sbagliato per noi, cancellando tutte le regole internazionali sul parlo dei diritti dell'uomo, eccetera. Questo qui è chiaro, non si discute su questo. Sì, ricordo quando qua ci si scandalizzavano le esercitazioni di difendere l'Europa, da poche decine di migliaia di soldati, e parallelamente dall'altra parte ce n'erano 200.000 per ordine della Romania. La chiusura della sala c'è tempo, abbiamo parlato un minuto, c'erano due domande dal pubblico. Io vorrei aggiungere solo una cosa, sarò velocissimo, anzi, due piccole cose che andavano sottolineate e dette. Ho ascoltato, ovviamente io non sono un militare come la maggior parte di voi, come il generale Farina e il generale Chiapperini, però forse vorrei sottolineare l'importanza che l'editore di un libro come quello del generale Chiapperini, e come spero tanti altri ne possano venire anche con altri editori, fosse un editore, fatemi passare il termine laico, nel senso che le scelte, quelle politiche, poi su indicazione dello Stato Maggiore della Difesa, dell'Esercito e degli altri, poi vengono
non sempre reperite dalla classe politica, che misura con un termometro molto particolare l'umore del proprio elettorato. E quindi parlare alla gente, penetrare di più, e non farlo attraverso gli organi ufficiali delle forze armate, possono sembrare di parte, è ovvio, sono gli organi ufficiali delle forze armate, ma farlo attraverso editori, a volte anche piccoli, penetrare, parlare, far conoscere come le cose sono, come le cose dovrebbero essere, significa poi avere dalla parte giusta quelle persone che influenzano attraverso il loro voto, e quindi che sono l'elettorato di quei politici che poi ci ritroveremo a decidere su alcune cose, sì o piuttosto che no. E l'altra cosa che tenevo a dire e a sottolineare, e questo è un piccolo elogio che volevo fare al generale, non sarò né il primo né l'ultimo a farglielo, ma che andava detto, il fatto che lui, mi auguro che siano tanti, voglia destinare i proventi, i diritti d'autore di questo libro alle famiglie dei caduti. Questo fa molto onore al generale, anzi, insomma, proprio seguendo questa sua scelta, sicuramente anche noi come casa editrice cercheremo poi di fare la nostra parte, perché anche se sarà magari solo un piccolo segnale, però è giusto che sia così, è giusto essere presenti, essere vicino alle famiglie di chi, insomma, ha difeso la nostra patria, come diceva il generale. Grazie. Questo programma è stato offerto da Radio Vacanze, l'unica radio tematica sul turismo.